Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica, in particolare con le polemiche a margine dei risultati delle elezioni amministrative a Teramo. Parole durissime, quelle pronunciate questa mattina in conferenza stampa dal segretario regionale della Lega Luigi Deramo, che ha rinviato al mittente le accuse di voto disgiunto. Voto disgiunto piovute dal candidato del centrodestra Carlo Antonetti. Potrei querelare Antonetti, ha detto Deramo, ma non amo perdere tempo. È stata una scelta sbagliata. L'esperienza teramana non dovrà mai più essere replicata in Abruzzo. Vediamo tutto nel servizio. Volano gli stracci nel centrodestra dopo la sconfitta elettorale a Teramo. Questa mattina, nel corso di un'accesissima conferenza stampa, è arrivata la dura replica del segretario regionale della Lega, Luigi Deramo, e dei vertici teramani del partito, al j'accuse del candidato a sindaco del centrodestra, Carlo Antonetti, che 2 giorni fa aveva parlato di mancanza di lealtà da parte della Lega, denunciando che il partito di Salvini aveva fatto convergere i propri voti su Gian Guido d'Alberto attraverso il voto disgiunto. Io non accetto, e lo dico in maniera chiara, lo dico da segretario di partito, che qualcuno possa mettere in dubbio la lealtà, la correttezza, la coerenza, la credibilità, la pulizia politica e morale del partito che io rappresento e mi onoro di rappresentare in questa regione e anche in questa città. La Lega ha correttamente portato avanti la propria campagna elettorale a sostegno dei propri candidati e ha sostenuto con lealtà, pur non condividendo nulla, il sindaco Antonetti. Ovunque siamo andati abbiamo detto di votare il sindaco Antonetti e non permetto a un parvenu della politica di accusare il partito di azioni scorrette, addirittura affermando con certezza assoluta che abbiamo perseguito l'azione del voto disgiunto. Lo potrei querelare, potrei chiedergli danni per quello che ha affermato, ma non amo perdere tempo. Deramo ha inoltre posto l'accento su quelle che ritiene le gravi carenze nella proposta politica messa in campo dal centrodestra. È di tutta evidenza che abbiamo un problema, abbiamo avuto un problema come centrodestra di proposta politica che potesse attirare l'attenzione dell'elettorato. Quelle ci vogliono togliere anche il timballo, ora basta. Sembrava una scena del film di Getta la Qualunque. Il segretario regionale della Lega Abruzzese ha poi ricordato che la Lega, fin dall'inizio, aveva espresso perplessità sulla candidatura di un aspirante sindaco proposto da una forza estranea alla coalizione, ovvero Azione, e ha messo in chiaro che l'esperienza teramana non potrà in alcun modo essere riproposta in altri comuni abruzzesi e men che meno in occasione delle imminenti elezioni regionali. Sottanelli e Azione dicano, visto che tacciono, con chi saranno candidati e con chi si candideranno alle prossime elezioni regionali. Su questo credo che vada fatta chiarezza, così ci togliamo pure dall'imbarazzo, dal chiacchiericcio di repliche dell'esperienza teramana. L'esperienza teramana è stato un fallimento, non si può mettere in crisi la credibilità, la forza, il buon lavoro che Marco Marsilio e la coalizione di centrodestra hanno fatto in questi quasi 5 anni di amministrazione regionale, semplicemente per provare formule che non hanno evidentemente né una logica né una coerenza politica. E lo scontro tra la Lega e Antonetti sta provocando inevitabilmente fibrillazioni nel centrodestra. A riguardo, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, che ieri è stato ospite del nostro programma di approfondimento Spoiler, ha messo in chiaro la scelta di Antonetti, non è stata imposta d'Azione, ha detto Sigismondi nel corso del programma, ma è stata condivisa da tutto il centrodestra. Vediamo.
Il botta e risposta tra D'Eramo e Antonetti genera crepe all'interno del centrodestra abruzzese. Una dinamica che potrebbe rivelarsi rischiosa, soprattutto in vista del doppio appuntamento elettorale del prossimo anno con le amministrative in programma a Pescara e le regionali. Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ospite ieri sera del programma televisivo Spoiler, mette in chiaro che la scelta di Antonetti è stata condivisa da tutta la coalizione di centrodestra e contesta le affermazioni di D'Eramo secondo il quale Antonetti sarebbe stato imposto d'Azione. La scelta del candidato sindaco è stata fatta da tutta la coalizione con un comunicato stampa firmato da tutte le forze politiche, da tutti i coordinatori regionali, e nel momento in cui c'è una scelta, è una scelta condivisa. Non trovo assolutamente giusto e vero quando si dice che il candidato Antonetti sia stato scelto da Azione. Tra l'altro la lista di Azione non era presente alla competizione elettorale. E sul duello a distanza tra D'Eramo e Antonetti, Sigismondi dice: nella mia vita non faccio il giudice, quindi non spetta a me commentare dichiarazioni fatte da altri esponenti politici. Io per cultura sono contro la deresponsabilizzazione dei risultati politici, nel senso che dichiarazioni fatte nel cercare di addossare la responsabilità a quella scelta anziché a un'altra, secondo me non fanno bene ad un'analisi più globale. E polemiche anche a Pescara, che però rientrano in una fisiologica dialettica tra opposizione e maggioranza. Città sporca e insicura, è questo il giudizio negativo e tranciante del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari sull'operato dell'amministrazione Masci, che governa appunto la città adriatica. Tante le criticità e i problemi da risolvere, secondo Pettinari. Vediamo Paolo Renzetti. È una bocciatura a 360 gradi quella del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che critica aspramente la gestione della città di Pescara da parte dell'amministrazione Masci. Buche, abbiamo riscontrato e mappato delle vere voragini sulle strade, manto stradale sembra quasi come se si fosse bombardato, e questo provoca danni enormi per l'incolumità dei nostri cittadini, ma non solo, anche e soprattutto nelle aree pedonali, udite udite, nella centralissima Corso Umberto. E qui passiamo al problema della sporcizia, decoro urbano, una città sporca, una città che ha siepi dappertutto, parchi pubblici sporchi. Purtroppo c'è tanta inciviltà, e qui ho proposto di intensificare le fototrappole, ma non solo, anche incaricare la polizia locale appiedata a fare multe agli incivili che rendono questa città a volte una pattumiera. Andiamo sul discorso della viabilità. Viale Marconi è l'operazione più scellerata, politicamente più scellerata, che abbia potuto fare un'amministrazione comunale, ma non solo, anche gli allagamenti ogni volta che piove, soprattutto nella zona di Porta Nuova, si crea una situazione indescrivibile. A pensare che sono stati fatti lavori idraulici che non hanno risolto davvero quel problema. Insicurezza, una città gravemente insicura, oltre alle piazze di spaccio delle nostre periferie, di cui abbiamo sempre parlato e ci siamo sempre occupati di combattere la criminalità a testa alta e con la schiena dritta davvero, abbiamo nella centralissima città il famigerato quadrilatero che va Corso Vittorio Emanuele, via Quarto de Mille, via di Amicis, piazza Santa Caterina, dove balordi, spacciatori di droga, criminali infastidiscono i nostri commercianti, i cittadini. Per qualche settimana hanno messo dei vigili appiedati, poi li hanno tolti, è finito anche lì, l'area di risulta pericolosissima. Il consigliere Pentastellato è tornato poi a parlare della nuova costruzione della sede della regione nelle zone dell'area di risulta, condannando la decisione, parlando di uno spreco economico per l'inutilizzo dei due palazzi della giunta regionale in Viale Bovio e in Viale Raffaello.
quei palazzi si potrebbero ristrutturare, spendere molto meno e risolvere davvero i problemi del nuovo palazzo della regione. L'area di risulta dovrebbe diventare un grande polo attrattivo per attrarre i nostri turisti, cullarli e portarli a visitare la città. E Silvi, è iniziato oggi ufficialmente il secondo mandato di Andrea Scordella come sindaco della città. Questa mattina la proclamazione degli eletti, per sapere però chi sarà, chi ricoprirà l'incarico di vice sindaco e di assessore, bisognerà attendere il primo consiglio comunale. Stefano Recanati. 15 consiglieri eletti, 9 oltre al sindaco per la maggioranza e 5 per l'opposizione, per un totale di 16. Proclamati questa mattina a Palazzo di Città i nuovi eletti dopo le amministrative di Silvi. A rappresentare Fratelli d'Italia, Luciana Di Marco, la più votata con 467 preferenze. Per lei si tratta di un ritorno sui banchi del Consiglio Comunale. Due new entry, Matteo Colatriano e Marco Guarnieri. Per Forza Italia, Alessandro Valeriani e Giuseppina Di Giovanni. La Lega sarà rappresentata da Gianpaolo Lella e Giuseppina Vallescura. Due seggi anche per noi moderati e si tratta di due riconferme, Fabrizio Valloscura e Beta Costantini. Chiude, per quanto riguarda la maggioranza, la civica Siamo Silvi, che strappa un seggio e sarà rappresentata da Federica Cialini. Si avvia una seconda fase, quella di sviluppo della città, io ce la metterò tutta, naturalmente con la squadra che è stata eletta insieme a me. Una seconda legislatura che Andrea Scordella vorrebbe aprire nel segno della continuità amministrativa. Per l'assegnazione delle deleghe però ci sarà da attendere. Nei prossimi giorni in programma una riunione tra tutti i partiti politici per giungere ad una equa distribuzione degli incarichi. Entro 15 giorni il sindaco punta ad avere la squadra già operativa anche in vista dell'arrivo della stagione estiva. Faremo un'attenta valutazione, soprattutto dando anche spazio e continuità all'azione amministrativa della giunta precedente. Cercheremo insomma di fare le scelte migliori anche in base ai più votati e agli new entry che sicuramente saranno in Consiglio Comunale e in Giunta. Sui dati che hanno portato al risultato elettorale, il primo cittadino non si sbilancia e plaude al buon lavoro di squadra svolto dal centrodestra a Silvi. Abbiamo vinto di coalizione, dunque una coalizione unita di centrodestra, quando si è uniti si vince, e adesso dobbiamo però governare insieme per il bene della città. Diverse le opere da dove ripartire: la messa in sicurezza della pista ciclabile, i lavori di rigenerazione urbana a partire dalla riqualificazione dell'edificio del Fanciullo, non ultimo quello di cercare di risolvere il grave problema dei cantieri autostradali che riversa migliaia di auto sulla statale 16 Adriatica. Ce la metteremo tutta, saremo impegnati sul campo, sul territorio, per la comunità di Silvi e, ripeto, per l'intera comunità di Silvi. A completare il Consiglio Comunale, Giuseppe Gentile, candidato sindaco non eletto, Vito Partipilo, Dario Pacchione, Dino Cipriani, Maria Grazia Marinelli e Massimo Blasiotti, altro candidato sindaco non eletto. Una notizia di cronaca, incidente sul lavoro questa mattina a Pescara, dove un 49enne è rimasto ferito in modo grave dopo una botta alla testa riportata mentre stava effettuando dei lavori con un torchio. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale civile in codice rosso e dopo essere stato stabilizzato è stato portato nel reparto di rianimazione, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto, presente anche il personale della ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Parliamo adesso di maltempo che continua ad imperversare sull'Italia, ma che sembra aver dato una tregua all'Abruzzo. Nei giorni scorsi però c'è stata allerta per molti corsi d'acqua finiti sotto osservazione. A Pescara la portata del fiume ha indotto le autorità a chiudere la golena. Il sindaco Carlo Masci plaude ai lavori svolti che a suo dire hanno scongiurato problematiche peggiori. Il servizio. Nonostante la forte ondata di maltempo, la città di Pescara si è difesa bene. A dirlo è il sindaco Carlo Masci. Le forti piogge di questi ultimi giorni hanno portato l'amministrazione a determinare la chiusura della golena nord e sud con divieto di parcheggio alle auto. Per fortuna questa volta la portata del fiume Pescara è rimasta contenuta all'interno degli argini. Il pensiero del primo cittadino va alle popolazioni dell'Emilia e della Romagna, fortemente colpiti da questa ondata straordinaria di maltempo, e ricorda la pesante alluvione del 2019 che colpì la città. Colgo l'occasione per esprimere la massima solidarietà
per le città, i territori colpiti dall'alluvione. Mi è venuto in mente il 10 luglio del 2019, quando anche noi siamo stati colpiti, no, da una grandissima alluvione. Questa volta gli effetti sono stati molto più tenui, ma comunque abbiamo avuto grandi piogge. Nonostante questo e nonostante alcuni allarmi infondati sul fiume che tracimava, che sondava e non ha mai dato questi segnali in questi giorni, anche se noi li abbiamo tutti monitorati, i corsi d'acqua che avevamo, i fossi di giorno e di notte, e quindi non ci sono stati problemi particolari. Carlo Masci si sofferma poi sulle problematiche e le difficoltà causate negli anni scorsi dal maltempo. Devo anche dire con soddisfazione che alcune zone che in passato, quando c'erano due gocce d'acqua, si allagavano, questa volta neanche con una pioggia incessante si sono allagate. Quindi l'intervento che abbiamo fatto sul fosso Bardet, ripristinandolo almeno per il primo tratto, ha risolto quelle criticità che c'erano. Certo, rimangono zone ancora problematiche, dove arriveremo sapendo che abbiamo trovato anche la formula per poi risolvere i problemi dove li abbiamo risolti, e faremo in modo anche con le risorse del PNRR che arriveranno dalla regione di fare in modo che questo problema dell'acqua in alcune zone della città, anche lì oramai i problemi si andranno risolvendo. La strada è quella giusta, l'abbiamo intrapresa con convinzione e cogliamo i primi risultati positivi. E a proposito di maltempo, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha disposto il contributo delle colonne mobili regionali nell'ambito del disastroso scenario alluvionale che ha interessato l'Emilia-Romagna, dove ad oggi si contano 14 vittime e danni incalcolabili. La colonna mobile della Regione Abruzzo raggiungerà la zona di Cesena e Cervia nella giornata di domani, 20 maggio, per sostenere le impegnative attività di sgombero delle masserizie e del fango nelle abitazioni devastate dalla furia delle acque. Infatti i mezzi che saranno utilizzati in questa fase saranno proprio quelli idonei a tale lavoro: mini pale, idrovore, motopompe, moduli antincendio, un'autocisterna da 31.000 litri, generatori elettrici, attrezzature manuali, ma soprattutto la professionalità e la generosità dei volontari di Protezione Civile abruzzesi, che saranno coordinati dai funzionari dell'Agenzia regionale. Ancora una volta il cuore dell'Abruzzo e della sua gente raggiungerà chi ha bisogno, afferma Marco Marsilio, presidente della regione. Siamo stati tutti impressionati da quanto abbiamo visto in questi giorni. Mi piacerebbe pensare che ogni cittadino di questa regione possa accompagnare con il pensiero ogni nostro volontario al lavoro nel fango, volontari che desidero ringraziare sin da subito per la straordinaria disponibilità che dimostrano in ogni circostanza. Cambiamo pagina. Dal 22 al 26 maggio alunni dagli 11 ai 13 anni si cimenteranno in 8 discipline diverse in occasione della Festa Nazionale dello Sport Scolastico in programma negli impianti sportivi dei comuni della Costa Teramana. Andrea Costantini. La prossima settimana, dal 22 al 26 maggio, l'Abruzzo, in particolare la Riviera Teramana, ospiterà la Festa Nazionale dello Sport Scolastico 2023. L'evento è destinato agli studenti delle scuole medie di primo grado, attesi 2.000 studenti e studentesse tra gli 11 e i 13 anni da tutta Italia. Cerimonia d'apertura programmata a Giulianova martedì pomeriggio, con tedofori d'eccezione quali l'ex pilota di Formula 1 Gabriele Tarquini e gli atleti dell'Amicacci Giulianova, che hanno appena festeggiato lo scudetto del basket in carrozzina, i quali arriveranno dal mare su apposite imbarcazioni con le bandiere delle regioni italiane. Ci saranno anche momenti per commemorare le vittime della strage di Capaci e, venendo alla strettissima attualità, del maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna. Poi il via alla competizione sportiva negli impianti della Costa Teramana e con i giovani atleti a cimentarsi in 8 discipline. Sono il baseball, la pallavolo, il basket, 3 contro 3, rugby, danza sportiva, tennis tavolo, vela e canottaggio. Con tutti, devo dire che la Riviera Teramana, ma
ma tutto l'Abruzzo ha voluto, diciamo, contribuire a questo grande evento, ringraziando anche i sindaci che ci ospiteranno con i loro interventi, che sono Roseto, Pineto, Albariatica, Tortoreto, Mosciano, Bellante, Giulianova e anche Morro d'Oro, che daranno a disposizione i loro impianti. Abbiamo messo a disposizione gli impianti, abbiamo messo a disposizione le strutture turistiche per ospitare gli oltre 2000 partecipanti a questo bellissimo evento, abbiamo messo a disposizione noi come gli altri comuni della costa la fantastica riviera teramana, che come sanno tutti è quella che accoglie il numero maggiore di turisti della nostra regione, e con questa destagionalizzazione sapremo ancora di più far fruttare quello che è il nostro brand importante, il turismo. Entra nel vivo il progetto Energy Lab, una iniziativa sull'efficientamento energetico rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Pescara e promosso dall'UPI, l'Unione delle Province Italiane. Vediamo. Entra nel vivo il laboratorio Energy Lab, iniziativa nell'ambito del progetto Azione Province Giovani 2021 promosso dalla provincia di Pescara con il contributo dell'UPI ed ha coinvolto i ragazzi del liceo scientifico Galilei, del liceo scientifico Da Vinci e del liceo classico D'Annunzio. La mattinata si è aperta con un laboratorio per sensibilizzare i ragazzi alla lotta contro il bullismo e le trappole della rete. I ragazzi non hanno la percezione all'inizio, non hanno la percezione del pericolo, perché ormai vivono sui social, per cui sembrano tutto normale anche postare l'immagine, però poi si rendono conto dopo magari della gravità del fatto compiuto, quindi noi oggi vorremmo semplicemente aprirgli gli occhi in qualche modo. Nella seconda parte della giornata gli studenti hanno partecipato ai laboratori sulla diagnosi energetica degli edifici, tra i temi affrontati l'ambiente, la tutela degli edifici storici e le tecniche di lavoro. È fondamentale formare i ragazzi su questa tematica, sappiamo che il mondo va protetto e dobbiamo iniziare dalla formazione dei nostri studenti perché possano, ecco, costruire una società consapevole delle proprie azioni e che il proprio stile di vita, lo stile di vita quotidiano di ciascuno può incidere sulla questione ambientale. Modalità di approccio disciplinare dei ragazzi che porta anche ad osservare i palazzi storici e il tessuto urbano della città nei termini della riqualificazione di utilizzo nel rispetto dell'ambiente e in quelle strategie che un domani nelle loro diverse professionalità dovranno mettere in atto per la conservazione del patrimonio. La strumentazione permette di misurare la temperatura delle, ad esempio, pareti esterne degli edifici, che ci danno informazioni dirette sull'energia che viene trasmessa dalle pareti e quindi all'energia che viene dispersa. I dati acquisiti sono stati poi analizzati in laboratorio e i ragazzi hanno potuto studiare le diverse tipologie di edificio, interventi fatti sugli edifici per valutare la dispersione energetica di questi. Adesso lo sport calcio, sarà Giuseppe Collu di Cagliari a dirigere la partita di ritorno del terzo turno di playoff, in programma lunedì sera con inizio alle 20:30 allo stadio Adriatico tra Pescara e Virtus Verona. Una gara nella quale servirà un Pescara migliore di quello visto due giorni addietro. Il servizio. Il debutto nei playoff di due giorni fa a Verona ha fatto emergere i principali timori prima dell'appuntamento. Il Pescara ha faticato a trovare il ritmo partita, trovandosi davanti a una squadra motivata, in palla e che aveva già rotto il ghiaccio dopo la lunga sosta, giocando le gare di primo e secondo turno. Un Pescara in difficoltà, soprattutto a centrocampo, un po' per la verve dei giocatori della Virtus, un po' per la serata non buona del trio Raffia-Palmiero-Craia. Il paradosso è stato che i biancazzurri hanno trovato il vantaggio, grazie all'assolo di Delle Monache, nel buon momento iniziale della squadra di Fresco e hanno poi incassato il pareggio quando sembravano aver momentaneamente spento le accelerazioni avversarie. Nel secondo tempo il ritmo è in parte calato e il Pescara ha avuto la bravura e fortuna di segnare il 2-2 nell'unica vera azione da gol, rimontando la rete di Casarotto che per buoni 10 minuti aveva mandato in vantaggio la Virtus Verona. Le cose migliori della serata sono state le giocate, i gol di Delle Monache, sontuosa la prima marcatura, e soprattutto il risultato. La doppietta dell'attaccante di Cappelle sul tavolo ha permesso alla Pescara di uscire indenne dal Gavagnino Nocini e di avere nel match di ritorno di dopodomani due risultati su tre a disposizione. Le cose peggiori sono state soffrire il ritmo avversario, non solo la mobilità dei tre mediani della Virtus, ma anche la partita a tutto campo di un Fabbro imprendibile e, vero tallone d'Achille di questo Pescara, le palle inattive.
Delfino poco organizzato e troppo passivo nelle due marcature veronesi. Non convince la spiegazione di Zeman circa la statura dei suoi giocatori, quando, per ammissione dello stesso Boemo settimane fa, il Pescara sulle palle inattive lavora poco. Il messaggio è chiaro per lunedì: la qualificazione è tutta da conquistare, adagiarsi sul pareggio sarebbe un errore e soprattutto il Pescara dovrà giocare molto meglio contro un avversario già capace di vincere in trasferta 8 volte in campionato e a Padova nei playoff. Zeman potrebbe effettuare una variazione al centrocampo con uno tra Aloy e Mora, entrati al 10° della ripresa 2 giorni fa, da inserire nel trio mediano. Fresco sarà privo di Tronchin, squalificato, Lonardi va verso il recupero, Alfredson giocherà dall'inizio e il terzo slot del centrocampo se lo giocheranno Talarico e Amadio. Direzione di gara affidata a Giuseppe Collu di Cagliari. Ancora calcio, playout senza ritorno domani per il Notaresco, in trasferta Ariano in casa del Roma City. Alla squadra di Bruno serve ad ogni costo una vittoria al termine dei 90 o dei 120 minuti. Nella pool scudetto invece il Pineto chiude il triangolare ospitando in casa l'Arezzo. Jacopo Forcella. Una gara senza ritorno, il Notaresco chiude la stagione ariano alle porte di Roma per salvare una categoria che per quanto concerne l'Abruzzo ha già perso. In alto il Pineto, salito in Lega Pro, e in basso la Vastese retrocessa nel campionato di eccellenza. La partita con Roma City è l'ultima di una stagione travagliata per i colori rosso-blu, usciti vincitori dallo spareggio di domenica scorsa contro il Monte Giorgio. Servirà per forza di cose una vittoria che sia al termine dei 90 o 120 minuti eventuali, perché i laziali allenati da Francesco Statuto, presente in tribuna a Sansepolcro, hanno chiuso con una classifica migliore del Notaresco che varrebbe in caso di X alla fine della contesa. Dunque la squadra di Alessandro Bruno non ha alternative, deve segnare un gol in più degli avversari di domani, tenendo conto che ci sarà Shiba tra i pali. L'estremo difensore, infatti, dopo essere stato squalificato per 2 turni dal giudice sportivo per frasi blasfeme e irriverenti nei confronti di un assistente di linea, sarà in campo perché la terza sezione del Collegio di Giustizia Sportiva ha accolto il ricorso d'urgenza della società notareschina, che ha portato anche a sostegno le immagini televisive per smontare la tesi accusatoria del commissario di campo. Chi invece certamente non ci sarà sono i 2 giocatori che al Buitoni hanno rimediato il cartellino rosso, con la Zilli in difesa e Gelsi a centrocampo. Saranno sostituiti rispettivamente da Campestre e Cuchi, mentre per il resto la formazione sarà identica a quella che si è guadagnata il play-out contro il Roma City 6 giorni fa. I precedenti però non sono favorevoli in questa stagione, 2 gare e 2 sconfitte contro gli arancioblu. L'andata al Savini finì 2-3 a dicembre. Raffini, autore di una doppietta, e poi Perroni misero in discesa una gara che nel finale Manari prima e Di Renzo poi resero dallo scarto meno importante. Molto diversa la partita di ritorno a Riano, dove si giocherà domani. Notaresco in palla in superiorità numerica per il rosso, ad inizio ripresa a Matteucci per doppio giallo. Tentativi che vanno a vuoto, come la traversa sfortunata di Gelsi, che domani non ci sarà, prima della distrazione fatale nel tempo di recupero e la volata di Mancino per servire il tap-in di Rasi, che piega una squadra che dopo quello stop sembrava spacciata e che invece ha trovato dentro di sé la forza per rialzarsi. Servirà una partita di alto profilo con l'Abruzzo calcistico, che guarda con interesse al destino del Notaresco, e col Castelnuovo in eccellenza, che da una salvezza rossoblu ne ricaverebbe una salvezza ulteriore nel massimo campionato regionale. A Pineto invece terzo e ultimo incontro del triangolare per il Pineto nella pool scudetto, dopo la sconfitta contro la Gianna Erminio di mercoledì. In attesa della rivincita coi lombardi nella finale di Coppa Italia del 28, i biancazzurri vogliono chiudere in bellezza contro l'Arezzo. Serve vincere con 2 reti di scarto per sorpassare le altre 2 contendenti, che hanno 3 punti a testa, ma che con un successo del Pineto con quelle proporzioni starebbero dietro alla formazione di Amaulo per differenza reti. Domenica 21 maggio si svolgerà, con partenza dal Teatro del Mare, l'8ª edizione della Stra Montesilvano. La corsa podistica è aperta a tutti, il percorso si snoda dal lungomare fino ai grandi alberghi in un circuito da ripetere 2 volte. Lo scopo della manifestazione non è soltanto sportivo, verrà infatti effettuata una raccolta fondi in favore dell'associazione La Casa di Cristina. Vediamo. Un'8ª edizione per questa manifestazione podistica a Montesilvano, con uno scopo anche benefico.
Sì, siamo molto felici oggi di poter presentare questa 8ª edizione, la prima dopo 2 anni di pausa forzata a causa Covid, per cui è un piacere già poter presentare nuovamente una gara podistica che per Montesilvano ormai è un appuntamento storico, e quest'anno ci fa ulteriormente piacere poter essere qui perché c'è una finalità solidale, ovvero ci sarà una raccolta in favore dell'associazione La Casa di Cristina, che ha sede sempre a Montesilvano e che svolge quotidianamente da diverso tempo ormai un lavoro fondamentale sul territorio. Si proveranno tanti atleti. Sì, ce lo auguriamo, il tempo ultimamente non è stato dei migliori, però le previsioni per domenica sono buone, per cui invito chi non l'avesse già fatta di iscriversi, perché la partecipazione sarà sicuramente tanta tra podisti amatoriali e non, ma anche semplicemente curiosi. Diciamo che sarà una giornata di festa, per cui l'aspetto sportivo, non me ne voglia la Nuova Atletica Montesilvano, che la società che ha organizzato perfettamente l'evento, non sarà l'aspetto primario. Diciamo che speriamo tutti che possa essere una giornata di festa, e questo ci auguriamo. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo appuntamento con informazione del TG6 alle 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.